Verso qui, verso l'ingresso degli spogliatoi, è stato fermato da alcuni steward. Non so se è possibile riprendere lì davanti sotto la tribuna centrale. È stato fermato questo spettatore che ha tentato. È la delusione. Si è introdotto sul campo da gioco. Sta tentando. Ecco che intanto esce Cevanton tra gli applausi del pubblico. Grande naturalmente la delusione per quanto riguarda i tifosi del Lecce, che immaginavano un'altra stagione, già si pensava alla promozione diretta, poi i playoff, e l'ennesima delusione con di fatto la sconfitta. E adesso c'è un'invasione collettiva, attenzione, perché c'è un'invasione collettiva adesso. Stanno arrivando praticamente tutti in campo, è stato aperto un varco e è una situazione ora che si sta facendo davvero brutta, con tifosi che vanno all'interno degli spogliatoi e che non trovano molte difese, non trovano ostacoli. Vediamo solo steward, non ci sono di fatto forze dell'ordine, brutte immagini qui dallo stadio Via del Mare di Lecce. Uno steward veramente picchiato. Sta succedendo di tutto qui, e una stagione deludente che adesso sta finendo nel peggiore dei modi per il Lecce. Con adesso anche le nostre telecamere che vengono prese d'assalto. Davvero, Giacomo, io ho trovato riparo negli e c'è tantissima tensione, potrei capire. Qui è entrata la polizia. Adesso piano piano stanno riandando via, ma di tutto sta succedendo, con addirittura una panchina di velta che viene buttata all'interno. Ci sono le forze antisommossa che sono all'interno. Questo era quello che non si voleva commentare. Naturalmente si rischiano i soliti luoghi comuni, però davvero immagini molto brutte che non hanno niente a che vedere con lo sport, con la meritata vittoria del Carpi nell'ambito delle due partite. Ed è chiaro che, al di là della delusione evidente e cocente per una stagione sfortunata, dove è successo di tutto per il Lecce, sono situazioni davvero brutte quelle alle quali abbiamo assistito. Direi, nel tentativo poi anche di recuperare il nostro Emiliano Cirillo all'interno degli spogliatoi, di andare a Roma, allo studio, Arianna Secondini. Difficile in questo momento ovviamente lavorare, possiamo dire? Potevamo aspettarcelo, per quanto già erano stati, tra virgolette, minacciosi i tifosi del Lecce già dopo la prima partita. Però è un verdetto del campo, capiamo, stiamo continuando a vedere queste immagini che non avremmo mai voluto vedere, capiamo la rabbia, la delusione, non riusciamo minimamente a capire, né a giustificare, né a comprendere quanto sta accadendo a Lecce. No, siamo rimasti, tuttora guardando le immagini c'è molto dispiacere. Lecce ha sempre dimostrato di avere una grandissima sportività e una tifoseria splendida. L'amarezza di una stagione difficile non giustifica, credo, questi episodi e queste immagini che stiamo continuando a vedere. Dici bene tu, Arianna, siamo rimasti veramente sbigottiti da quello che attoniti. Sta succedendo. Davvero, ci è dispiaciuto anche, insomma, perché c'è una festa in corso, perché il Carpi ha conquistato sul campo, meritando, stare lottando, questa promozione. I giocatori del Lecce, bisogna ricordare, una squadra decimata dagli infortuni, tanti cambi in panchina, probabilmente è stato anche tanto difficile veramente entrare con la mentalità in quello che è la Lega Pro, perché arrivare dal dover fare la Serie A, poi essere retrocessi per motivi ovviamente extra sportivi, perché così vogliamo chiamarli, ovviamente non è stato facile. Sembrava che dovesse essere una passeggiata, ma già dall'inizio l'avevamo detto tante volte, il Carpi si era proposto come una squadra che poteva essere l'anti-Lecce, l'ha dimostrato diventando il campione d'inverno, l'ha dimostrato non perdendo mai contro il Lecce. Sì, non è un caso che anche oggi il Carpi abbia disputato davvero una bellissima partita.